Sempre a San Valentino Torio, scusate, on the road, musica street, musica veramente, musica per strada di alta qualità. Ora si esibirà. Noi siamo i Bam Funk, siamo un Tu gruppo. si Noi chiami? diciamo Marianna Somma. Ok, Marianna, ascoltiamo. Grazie. E quindi abbiamo già denominato due gruppi di alta qualità per strada. Infatti conosciamo i musicisti. L'altra è una mia amica, lei non la conosco, sentiamo un po'. Per fortuna è questo San Valentino, San Faustino. È fatto di musica per strada. Io conosco questo Oh, ancora, che non ferma.
bravissimi. Mi allontano per farvi vedere un po' questa chiesa che è bellissima, dedicata al santo, e le varie bancarelle che abbiamo visto vendono tutte cose molto originali, e in più ci sono degli addobbi veramente stupendi. Questa è la chiesa, meravigliosa anche all'interno. Siamo veramente inondati di luce. Ieri Rocca Rainola e stasera San Valentino Dorio, 15, 14 e 16. Numeri da giocare, pare che siano numeri da giocare. Anche se queste luci danno un po' di problemi. San Valentino si illumina veramente d'immenso, una città che si illumina. Una piccola cittadina agricola, industriale. Io chiaramente con la mia, con il mio telefonino cerco di prendere tutto, ma non tutto viene ripreso. Bisogna venire a San Valentino Dorio e darci un occhio, e vi farò vedere anche il santo. Ecco il santo, San Valentino. Dato che è aperta ancora la chiesa, due secondi, vi farò vedere anche la chiesa. Tutto fatto all'istante, al momento, ragazzi. Con tutti gli errori che posso fare. Ma quando mi parte l'embolo, ragazzi, devo far vedere tutto. Questa è una chiesa antica, bella. Ok, direi che è veramente bello vivere ogni volta questa festa, che ti dà senso di solidarietà, di divertimento, di calore. L'amore trionferà? Io spero di sì, ma non l'amore tra esseri umani. Siamo stanchi di queste notizie, vogliamo più musica, più note, più cuori che battono. E qui vediamo anche una panchina che rappresenta l'amore.
apriamo la nostra sensibilità, la nostra, quello che ci è stato tolto forse è stato tanto in due anni di Covid, ma ormai sono passati, ora bisogna tornare ad essere come eravamo. Beh, insomma, non è che eravamo tanto diversi, ma comunque aprire il cuore agli altri, non necessariamente al proprio compagno, rispettare le persone, rispettare tutti distintamente, cose già dette e riflitte, ma si continua ancora a sentire casi di cronaca che sono veramente imbarazzanti, e questo è un vero peccato. Ok, da San Valentino d'Orio è tutto. Ciao ragazzi!